Frassassi è una isola di, e anche la Gola della Rossa, quindi parliamo di parco della Gola della Rossa, è un'entità di enorme valore, un valore gigantesco, che si dirama su varie direzioni. C'è l'aspetto naturalistico, c'è l'aspetto storico, archeologico, no? Quindi è un albero con tanti rami. Abbiamo detto, facciamo una cosa un po' diversa, parliamo di Frassassi. Abbiamo invitato una serie di relatori di ottimo spessore, ciascuno per le proprie competenze, e poi durante la conferenza stampa ne faremo i nomi, e quindi questa è stata la prima iniziativa che abbiamo preso. Poi, portando avanti questa idea, io ho voluto praticare altre strade, e quindi abbiamo coinvolto l'istituto, la scuola primaria Giovanni Falcone, che avevamo già, diciamo, visitato con i bambini per portare la speleologia, le corde, così. E con loro ci siamo messi a disposizione, parlo di gruppo speleologico marchigiano, perché potessero avviare un progetto, no, didattico formativo su questi argomenti. Poi l'altra cosa è stata la collaborazione con l'associazione Legio, che è un'associazione che si occupa di letture drammatizzate. Hanno voluto portare questo testo, no, in una piccola rappresentazione teatrale. Questa serata, che sarà il venerdì 30 settembre, sarà ad ingresso gratuito ovviamente, però chi vorrà potrà fare un'offerta per la Ollus Gigliola con noi, che qui è rappresentata dalla dottoressa Buscemi, che è la Ollus che ricorda la memoria di Gigliola Mancinelli, che era una nostra amica del gruppo speleologico, che è deceduta in Nepal l'anno scorso durante i fatti, e quindi bisogna ricordare questa grandissima figura.